18 settembre ha luogo la cerimonia ufficiale di apertura dei giochi sui campi di atletica dell'Acqua Cetosa. Il dottor Gutmann viene presentato all'onorevole Morelli, presidente dell'INEIL, e al capo di gabinetto, professor Colonnesi. Ricevuto dall'onorevole Morelli, dall'avvocato Bertagnolio, dal professor Ricciardi Pollini, giunge il ministro della Sanità, senatore Giardina. Fra le autorità presenti si notano i vari rappresentanti delle ambasciate dei paesi partecipanti ai giochi. Il senatore Angelilli, in rappresentanza del presidente del Senato, i generali comandanti i servizi sanitari dell'esercito e della marina e i più alti funzionari dell'INEIL. La cerimonia ufficiale di apertura inizia con la sfilata di tutte le squadre partecipanti. Preceduta dalla bandiera dei giochi, apre la sfilata la squadra inglese, quale nazione fondatrice dei giochi. Seguono, in ordine alfabetico, le rappresentative delle nazioni partecipanti. Internazionali per paraplegici furono ideati e realizzati dal dottor Ludwig Gutmann, direttore del Centro per lesioni spinali di Stoke Mandeville, Gran Bretagna, ed ebbero la prima edizione nel 1948. Parteciparono allora soltanto 26 paralizzati inglesi vittime della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1952 le gare, per l'adesione di numerose altre nazioni, divennero internazionali. Nel 1956 il Comitato Olimpico Internazionale diede il suo riconoscimento ufficiale ai giochi. Questa nona edizione della manifestazione è organizzata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sotto l'alto patrocinio di donna Carla Gronchi. Chiude la sfilata per dovere di ospitalità la rappresentativa italiana.